Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, il secondo episodio. Allora ragazzi, io farò in questo modo, almeno ho deciso di fare in questo modo, scusate ma è sera quindi sono un po' stanchino. Praticamente ho deciso di fare due episodi per ogni serie, quindi oggi questo è il secondo episodio di Minecraft, cioè il prossimo saranno due episodi di Piante vs Zombie e il prossimo altro saranno di appunto di Lego Jurassic World. Bene, incominciamo subito da dove è rimasto. Aspetta un attimo, se vi dà fastidio la musica, purtroppo non ci posso fare niente ragazzi. Perché? Perché io devo sentire i rumori dei mostri. Se non sento i rumori dei mostri non capisco quando stanno e quando non stanno, così mi prendo un doppio colpo del tempo, così che poi esplodo senza senso, non lo so dove. Ok, eravamo rimasti qua in cui abbiamo trovato qualcosa di interessante, però stiamo morendo di fame come potete notare. Qui avevo trovato i sieve fish, se li metterò in secondo episodio, il primo episodio in descrizione, scusate. Ora devo subito salire sperando che sia giorno, se è ancora notte mi sono fottuto ragazzi. Perché? Perché io, come ho detto in altri episodi, sono in difficile, non in normale. In difficile! Quindi se perdo tutti i cosciotti, muoio, posso morire dalla fame. E questo è male. Ok, è diventato giorno, però potrebbe esserci mob. Se stanno ancora scheletri che sono coperti dagli alberi che ho piantato io stesso, io mi incazzo. Guardate quanto ci ho messo un'eternità per arrivare fin qua. Solamente sperare in questo. Spera in bene. Niente scheletri, spera in bene. Master player, spera bene. Pure prima. Ok, concentrazione. Metto questi blocchi per sicurezza. Allora, piano. Ti prego, quasi che non c'è nessuno. Creeper. Allora, un maiale, vuol dire cibo. Scusate per i cani, ma non ci posso fare niente. Sì, del cibo. Oh no, devo mettere la fornace, presto. Presto, dovevo sopravvivere ragazzi. Cuociti, se no muoio di fame. Presto. Dai, posso farcela, non posso, devo sopravvivere. Mangia. Oh, ok, mi sono salvato. Sono vivo. C'è un altro maiale, sì. Ok, pecore, mi serve per la lana. Ok. Cibo. Ragazzi, sono sopravvissuto. No, lo sapete che... Cioè, avete forse pensierete, ma dai, rimarrei con mezzo cuore, però non muori. Ma in difficile muori di fame, quindi non posso farci niente. Mi sono salvato per miracolo, che ho trovato subito quel maiale, buono. Almeno quello. Infatti, prendo un po' di carbone. Così te li lascio. Oggi mi sono salvato, ragazzi, Questo è bene. Almeno non morirò. La prima morte della serie deve essere epica. Non voglio dire tipo morire di fame o morire da caduta. No, questo non succederà, ragazzi. No, proprio no. Da, almeno cuciamo quest'ultima carne e andiamo subito ad un'altra esplorazione. Da. Un po' di minuti siamo stati, poi ci ritorneremo più avanti. Ok, riprendo la fornace. Ora, dato che il legno mi comincia a scarseggiare, perché nel scorso episodio sono un pirla, potevo trasformare il legno in legno per 4, così sprecavo di meno, però no, sono un pirla, dovevo avere tutto il legno. Sì, me ne sono accorto da solo, dopo aver visto il video. Intanto il cibo lo metto davanti. Qui sta una bella palude, fortunatamente non stavano le streghe. E questo è bene, molto bene. Da quanto ho capito, che tipo tra, non so se è vero, tra un paio di mesi magari farà un altro aggiornamento per mettere o le mod o mettere un'altra cosa viva. Spero proprio che lo facciano, perché comincia a diventare noioso. Cioè, senza mod, senza niente, comincia a diventare noioso. L'isola dei funghi, lo vedete ragazzi? Beh, credo di sì, no. Cioè, ho cercato sempre di aggiustare un po' la telecamera, però mi sembra ancora un po' inclinata. Oppure no, ragazzi, se l'ho aggiustata è bene, se no non posso farci niente. Ok, penso il legno. No, questo può bastare perfettamente.
Ok, visto l'isola dei funghi, potrebbe esserci il cibo, però è un po' distante, ma il cibo ce l'ho già, quindi... Poi usando le zuppette occupo troppo spazio in inventario, perciò... Ok. Mi manca un po' la mi manca voce, più che altro. Un pollo, perfetto, cibo, one shot. Sì, i polli si one shotano. Gallina, uguale. Ok, qua ragazzi, qui sarebbe una postazione perfetta per fare la casa. Spiegando un pochettino, ho fatto, che ne dite? Beh, io direi di sì, però non oggi. Almeno non oggi che voglio andare da qualche altra parte, quindi esploriamo un po' il mondo. Ok, ho la mappa. Qui mi devo segnare un punto, però tanto credo che lo capirò da me. Sta in basso, in basso, in basso al centro, perfetto. Qui stanno le canne a zucchero. Mi servono, per dopo mi servono. Per il libro degli incantesimi. Tanto lo avete già capito, queste sono le uniche cose che servono. E magari anche qualche incantesimo. Vabbè, avete capito. Lì stanno del cibo, quindi vado subito a prenderlo. Sì, lo so. Ok, metto la spada. E c'è un piccolo trucchetto che forse pochi usano. Praticamente, aspetta un secondo, faccio vedere. Intanto, dato che mi è avanzato giusto giusto un lingotto, ecco, faccio sempre al contrario. Ok, pietra focaglia e acciarino, si chiama così, non so perché. Ok, dove la metto? Dove la metto? Dove la metto? Dove la metto qua? Praticamente pochi fanno questo trucchetto. Per tipo questa mucca, vi faccio vedere un trucchetto veloce veloce per evitare di sprecare tempo. Allora, metto tipo per esempio un fuoco qui. Tengo la mucca con la spadata. E lui, ecco, si brucia. Ecco, morta, però mi dà già la carne cotta. Vedete? Già bistecca cotta, quindi è utile. Fatelo anche voi, è un modo più semplice invece di sprecare tempo. Basta che però ci deve andare sopra, questo è comunque problema. Ah, devo stare attento a non bruciare i labi. Cazzo, cazzo, cazzo. No, non devo bruciare questi alberi. Sono sacri. Non è vero. Non è una bugia. Intanto brucia. Dammi cibo. Grazie, potevo farlo con maiale, però me lo sono accorto troppo tardi. Appena diventerà notte tornerò indietro. Io qui faccio un'abbondanza di cibo, così sono pronto per andare in caverna. Definitivamente, magari ci rimango per qualche episodio, però è bello andare in caverna. Che bisogna tutti in caverna. Ok, qui stanno un sacco di mucche e questo mi fa piacere perché ci dà anche la pelle. E la pelle ci serve per più tardi fare una cosa utile. Vai nel fuoco, perfetto. Facci cibo, perfetto. No, comincia a piovere. Mannaggia, non possiamo più usare il trucchetto, ragazzi. Poteva essere così facile. Se piove non posso più fare niente. L'unico problema c'è un altro. Che se c'è tipo. Il problema è un altro, che quando piove possono spawnare anche se è giorno. Perché non si capisce se è notte o giorno. E questo è l'unico problema per fare niente. Tu muori, no? Molestatore di mucche. Non solamente perché l'ho ammazzato un po'. Ok, stanno. Oddio, ho visto un bug. Solamente io l'ho visto. Direi sì. Qui c'è un'altra canna da zucchero, però non, che ce ne faccio delle canne da zucchero? Sono troppe, mi bastano, mi basterebbero anche una in teoria. Allora, beh, qui non sta più niente, adesso andiamo a casa. Da un ultimo maiale. Boom! Che volo che ha fatto. E gnam. Qui sta ancora la lava, infatti qui mi dico dove siamo spawnati esattamente qui. Però il legno ce l'abbiamo, perciò andiamo. Fatto anche rime. Purtroppo lì c'era un pollo l'episodio. Oh, scusate ragazzi, ma devo andare a mangiare. Scusate, torno subito, taglio. Eccomi ragazzi, scusatemi se ho fatto questo taglio, ma mia sorella ha preparato da mangiare, dovevo per forza mangiare. Scusatemi. Sì, un po' tardino secondo me per andare a mangiare. Cioè, sono quasi le 9. Quindi, intanto è diventata notte mentre stavo mangiando. Questo è male, fortunatamente nessuno mi ha attaccato. E questo è bene, invece. Questo rumore che non mi piace.
Sentite? Sta qui? Cioè, io lo zombie lo sento, però non sembrerebbe di vederlo. Non vorrei trovarmelo tipo alle spalle così all'improvviso. Cioè, un attimo e mangio. Ok. Siamo appena arrivati a 10 minuti di video. Quindi altri 10 abbiamo finito. Scusate se c'è questa gente fuori. Questa quest'ora, però non lo so. Quella grotta non mi proprio... Mi fa timorire quella grotta, potrebbe cadere da chiunque. Questo che mi fa un leggero... Devo cadere piano. Grazie. Intanto faccio qualche altra torcia. Non sia mai. Ok. 20. Non penso basteranno. Proprio mai. Faccio la discesa rapida. Lì cosa c'è? Ho visto qualcosa? Scusa, ho avvicinato un po' troppo la videocamera alla mia bocca. Beh, dato questa è una discesa rapida, posso fidarmi almeno di questo. Gli standard lapislazzuli, che se, apparente se potrebbero sembrare inutili, però in teoria non sono esattamente tanto inutili. Tanto metto a cuocere cibo, tanto che cuoce. Prendo ferro e lapislazzuli, se ci arrivo però. Però mi sa tanto che non ci arrivo. Aspetta un secondo. Faccio una piccola scaletta in terra, giusto per salire, ok. Non c'è nessuno? Ok, mi stavo controllando un po' in giro. Ferro. Ferro mi serve, quest'altro. Lapislazzo, praticamente non servirebbero a niente, sono per esperienza in teoria. Aia, sono caduto. Però sono rimasti dei lapislazzo. Io li voglio. Danno esperienza. Solo per l'esperienza, perché in realtà non servono assolutamente a niente. Ok. Sali. Riesco a prendere. Ecco. Beh, illumina. Qui avrà finito, sì. Mettere un altro pezzo. Che cuoce. Vado a esplorare un po' in giro intanto che cuoce, perché questa gamba ci deve stare pure qualcosa. Però questa tunnel, diciamo, non mi convince molto. Sto guardando un attimo in alto per vedere se magari mi cade qualcuno addosso. Non vorrei mai. Ok. Di sopra c'è qualcosa? Sembrerebbe di sì, però non voglio rischiare a fare cazzate. Quindi devo stare molto attento. Ho sentito dei passi. Non vorrei mai che tipo sopra di me ci sta un creeper. Non mi fido molto di me stesso. Sono troppo impaurito ancora. Ma perché devo essere impaurito questo gioco del genere? Se muoio posso respawnare. Master player, concentrati, sto stupendo con me stesso. Ok. Ho preso la fiducia. Qui stanno dei funghi, sembra una tomba questa, quindi non la profano. Altri funghi. Ma che stanno i funghi qui sotto? Ma cos'è sto posto? C'è niente? Sentivo dei rumori. Ma rumori mai sentiti proprio, cioè mi sembrava un mob. Ah, un'altra cosa, mi sono dimenticato nello scorso episodio di TV che non erano solamente ragni, scheletri, zombie e creeper, i mob. Ce n'era pure un altro. E mi sono dimenticato di dirlo perché ero troppo spaventato per niente poi. Era l'Enderman. L'Enderman è un po' strano come mob, praticamente. Cioè, si spawna raramente quando ne so, credo.
nelle grotte intendo veramente, è alto 3 blocchi, quindi se fai una stanza alta 2 non può venirti in casa, o neanche volendo. E infine si teletrasporta quando si teletrasporta, quindi se cerchi di combatterlo, si teletrasporta la continuazione perché non ti fa cacare addosso. E attacca, non se notte o se giorno, cioè non ti attacca inizialmente, ma poi se tu lo guardi negli occhi ti attacca. Questo motivo non l'ho ben capito, però. Tanto ho visto tipo, cos'era quello, un fulmine? Boh. Io sarei qui sopra. Meglio tappare la lava in qualche modo. Attento su me. Ciottoli. Però sta per diventare buio, quindi aspetto. Prima faccio altre torce. Poi continuo. Ragazzi, credo che tra 5 minuti sarà finito l'episodio, perché io devo andare a fare altre cose. Aspetta, non spreco un carbone per niente. No? Ma sì. Però prima di tutto cuoci il pollo. Serve cibo ancora. Tutto cibo. Tanto cibo. Almeno ora siamo preparati. No, guarda, le piume che cosa mi serve? Ora niente. Poi lo sto cuocendo. Appena finisce poi lo metto l'oro. Appena finisce l'oro poi metto il ferro. L'oro ce lo cuocere. Metti. Ok, ora aspetta. Guardate intorno. Sto parlando con me stesso, non sono pazzo. Beh, potrebbe anche darsi. No, se non è vero. Mi sto mettendo. Sentendo un rumore strano, tipo un vento. Sì, sti rumori, sai che sembra? Tipo che sta Herbrey veramente. Però la mod di Herbrey non sta ancora qui. Quindi non so se... Ragazzi, no, io sto avendo paura solamente perché stanno i rumori. Cioè sento i rumori, ma forse voi non li sentite. Tipo rumori di venti. E altre cose simili. Sembra quasi che Herbrey sta veramente. Non vorrei mai. Perché io ho sentito dire che se... Non so se è vero però, non penso. Sperando che non sia vero. Che Herbrey invade i mondi a caso in modalità difficile. Cioè, però raramente. Molto, molto raramente. Così, a caso per l'appunto. Però, a me non avrebbe senso. Cioè... Ho capito che sono difficile, però... Guarda, mi sto impazzendo, scusate ragazzi. Forse è la stanchezza, perché sono le 9, 9 e mezza tipo quasi. Quando caricherò il video però sarà già tipo... sarà domani probabilmente. Perché per caricare un video, ti ho detto, ci metto un sacco. Una torcia per sicurezza. Io non mi vedo mai nel buio. Oh, mai. No, ascoltate, non potete capire, una volta, mentre non ero ancora YouTube, giocavo a Minecraft, però in un altro server, un altro mondo, cioè un altro account per l'appunto, io mi sono cagato in mano. Perché? Perché allora, era modalità normale, cioè proprio niente di che, era modalità normale appunto, poi, dato che ho trovato un vicolo cieco, io, per evitare di sprecare torce perché non c'avevo molto carbone, me ne sono riprese. Dopo che ho appena tolto l'ultima torcia del vicolo cieco, mi è spawnato, si è creato un creeper in faccia a me. Mi sono preso un infarto della Madonna. Fortunatamente non sono morto, sono rimasto con mezzo cuore. Mi sono cagato in mano, cioè, pensate, voi siete in miniera, state togliendo le torce, vi spawna un creeper in faccia, non so cosa sto facendo, non lo so neanche io cosa sto facendo. Capito, ragazzi? Quindi, immaginate la caga che ho avuto. Proprio in... Mio Dio. È caso di dirlo. Mio Dio. Quindi, potete capire la mia paura dei creeper. Dopo questa cosa che mi è successo... Ormai ho sempre odiato i creeper. Oramai. Quest'acqua ho un'idea che farla. Intanto piazzo la crafting. Vicino alla lava come un vero stupido. Perché può bruciare. Qua
faccio un bel secchiello, metto torce, non c'è bisogno neanche delle torce, ma sì, tutto questo è il cibo, la mappa non mi serve. Ok, mi sto un po' parlando con me stesso, scusate ragazzi. Oddio, mi serve un bicchiere d'acqua. Cosa devo prendere? Il rumore è davvero ambiguo. Ok, l'acqua, ecco cosa devo prendere, mi sono ricordato. Io non mi fido molto. Beh, infatti non c'è niente. Cioè, soltanto di quelle ciechi sto trovando. Ma dai. Sentite qualche suono in sottofondo, perché è mia sorella che sta guardando la TV. Tranquilla, è normale. Tanto ormai sono così abituato. Qui è tutto buio perché ho tutto la lava, come mi ero imbambito. Ok, mi devo rifare altre torce. Perché tanto... No, che stai facendo? Ok. Che non ho sprecato tutti i carbone, perciò lo tengo questo. Scendo qui sotto. Essendo molto attento dove metto i piedi. Quest'acqua la lascio nel caso vi devo ributtare. Tipo... Avete capito? Tipo discesa rapida. Per cadere in miniere, si intende. Cosa cazzo è stato? No, era un bug? No, mi sa che poi sembrava tipo una freccia che mi stava venendo addosso. Mi sta anche laggando. Mi sta andando a scatti, mi sa. Ragazzi! Ho visto qualcosa. Ragazzi, guardate quel pezzo di legno. Avete già capito cosa c'è? Intanto lì c'è uno scheletro, porca puttana, mi ha visto. Beh, avete visto quel legno? Beh, ormai i 20 minuti sono spassati, quindi devo andare. Vuol dire, sapete, abbiamo trovato il mondo più culato del mondo, secondo me. Cioè, facciamo un piccolo riassunto, diciamo. Riassunto della situazione. Ragazzi, guardate. Cioè, trovare... Tanto qui sta un pezzo di carbone, me lo prendo. Stavo dicendo, trovare Silverfish, cioè... vicino, trovare praticamente a fianco il portale dell'End, che è radissimissimo, quasi impossibile da trovare, ci vuole un culo della Madonna. 2. Trovare una miniera abbandonata, un dungeon, come volete chiamarlo voi, nello stesso identico luogo, vuol dire botta di culo e morte certa, anche perché nella miniera abbandonata stanno i ragni velenosi che ti fanno il culo. Quindi ci andremo nel prossimo episodio appena... avremo un po' di ferro e un po' di corazza, potremo andare in quel dungeon. Finora siamo in questa caverna, poi vedremo. Beh ragazzi, spero che il secondo episodio sia piaciuto. Anche a me, ma a me si è un po' paura questo episodio, perché... cioè, avere tutto sto culo è vero, è bello, però... anche un po' sfiga, perché potresti morire, dato che siamo in difficile. Non è hardcore, cioè se muori perdi tutto, almeno quello. Però... è sempre difficile, quindi capitemi. Beh ragazzi, io finisco qua il video. Se vi è piaciuto, lasciate un sacco di like per questo gioco, che ha avuto un sacco di download, ovviamente è più grande, quasi tutto il mondo ci sta giocando, e aumentando a fare aggiornamenti, altri mod, vabbè avete capito. Però beh, i prossimi episodi saranno come ho detto all'inizio del video. Vabbè da, non lo ripeto, tanto avete capito, avete visto all'inizio del video, quindi avete capito. Quante volte sto dicendo avete capito. Vabbè, io sono stato più stupidito. Vabbè, vi ho detto. No ragazzi, sono stanco. Ciao a tutti ragazzi. Sono davvero troppo stanco, scusatemi. Ciao ragazzi.